Ora non ti vedo in diretta. Ok, adesso lo vedo in diretta. Dimmi se si vede, bla bla bla, solite cose. Sì, si vede. Since retiring from the Black Dog Army, Ok, I have resigned c'è myself già un filmato iniziale. Sì. to a life of solitude. For 2 years I started my day Ma watching non the c'è in italiano. supermarket sweep. Days then No, il weeks parlato è alone solo to in one long inglese. sorry Tra l'altro ha due unfinished doppiaggi chapter. Can I say I diversi, know sempre per la someone lingua who will show inglese. up at my Quello house. Seems americano they e call me quello, through Mr. insomma, Sunshine himself. inglese. He's back in the media Chi dimension. Maybe sono he's questi crazy Blue enough to go Brothers? back after him. So they Sì, whisk me away to interrogation 101. They play rough. ciao Stop Danilo, asking me if benvenuto. it's a business. Benvenuti I'm tutti quanti, inviting you buonasera. back. Gabri Fesci. Salve, benvenuti in live. So, we negotiate a little Luigi, benvenuti something. tutti quanti. They throw in one of those Ciao secret Roberto, agencies and I benvenuto. tell them we've got a deal. Super Mario, Soon I'm heading back benvenuto. into the media dimension. Slavena, It's going to be benvenuta. deja, ouch, all over again. Eccolo qua. Salve a tutti e benvenuti su Gex. Jax. Dovrebbe esserci un 2, però. Prendete un pennarello e aggiungete un 2, perché questo è Gex 2. Ma non si dice Noto Jax. come Gex 3D o semplicemente Enter the Gecko. Ma si chiama Jax. Gli do la pronuncia inglese, Gex. Ma meglio Jax, secondo Gex. me. Vabbè. Allora, iniziamo. Sì. Ecco, adesso siamo trasportati in questa dimensione media che, diciamolo, è il mondo centrale da cui si scelgono i livelli. Ok, così la telecamera. Sì. E in questo momento possiamo scegliere uno tra due livelli. A fianco abbiamo il mondo dei cartoni animati e dall'altra parte quello horror. Quindi horror o E cartoni animati? per horror o cartoni animati per adesso. E ci servono almeno tre telecomandi rossi per affrontare il boss di quest'area. Bene, let's go. Andiamo nell'horror. Survive the Haunted Mansion, smash 5 blood coolers, ride the haunted. Ah, e devo scegliere pure la missione. Sì, puoi sceglierla e poi puoi anche seguirne un'altra. Non sei vincolato alla missione che scegli. Ah, ok. Come Super Mario 64. Vase, Sì. Buonasera, vase, benvenuto. benvenuti nella casa del terrore. Allora, A i me da tasti. piccolo faceva paura sto livello. Ah sì? Sì, ha proprio Basta vedere il un'atmosfera quadro. importante. Quindi ogni livello ha dei telecomandi rossi, in questo caso 3, ha un telecomando bianco nascosto Now, who would e un live in a altro world like this? telecomando grigio che si ottiene raccogliendo questi oggetti sparsi. Ah, ok. Anche se Ciao Francesco, benvenuto. questi telecomandi bianco e grigio sono praticamente opzionali. Potresti finire il gioco senza raccogliere nemmeno uno. E se non stiamo cercando di fare il 100%, vanno bene anche solo quelli rossi. Sì, no, facciamo quelli rossi. Ah, posso Ok. rimbalzare. Sì. You can climb some wall. Era così Ah, anche nel sì. primo gioco in 2D. Sì, infatti ricordo benissimo. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao, benvenuto in live.
Oddio, come. Vabbè, andiamo di self-stealth. Passa quando non c'è la faccia, Ma la così non ti rinco. dovrebbe Ma non dovrebbe prendere. correre più veloce? Sì, devi tenere premuto il tasto dorsale. Sono uscite le USB. Ma io lo sto tenendo brutto. Scusa un attimo. Sì, tranquillo. Ok, vediamo qui. Vedresti Zombie. Sylvester Sinatra. Sembra abbastanza lineare. Ma non capisco perché cammina piano. Judo chop, baby. Vediamo qua. Ok. Ah, questi sono i vasi da distruggere. Perfetto. Andiamo di qua. Cosa abbiamo? Step into the light. Ok. Ciao Andres, ciao QG. Benvenuti. This is no time for cartoon jokers. Ah, una vita extra. Qua dove ho iniziato? Oh. Ciao Ciro Marco, benvenuto. Oddio. Ok. E qui? Step to the light. Ok. Poi? E qua si va? Mi chiedo se le cose restano. Ma che succede se faccio così? Niente. Devo trovare prima. Checkpoint. E da dove si va? Ah, delle scale forse. Aia. Charge it to my account. Ok. Che poi tra l'altro il primo livello di ogni Jax mi pare che sia sempre qualcosa basato sull'horror. Fatto apposta. Ok, dove siamo? Ma lui I'm può not going in notare? there. Ma sti gessi intasati? Have you met Mr. Tang? Ok. Dove siamo? Aia! Mi hanno preso proprio in pieno. Nice one. Altra vita extra. Oddio, che è la bambola assassina? That's a Step little into the neo light. gothic for my taste. Ok. Ci sono due strade qua. Dove devo andare? Non lo so. Ah, eccolo. Perfetto. Stitch that.
Ok, primo telecomando rosso preso. Bene. Ciao Rosario, benvenuto. Salva. Ma che è la scritta di Crash Bash? Ok. Salvato. Continuiamo. Tail time. Ciao Annalisa, benvenuta. Ok, Smash 5 Blood Coolers. Dove i 5 vasi di sangue, questi qua. Ok. Chissà se restano rotti dalla volta precedente. Chi lo sa? Mo li dobbiamo trovare. Mo li troviamo. Ciao, sono gay. Ora ho capito perché si chiamava così. Allora, vasi, dobbiamo trovare dei vasi da distruggere. Lì c'è qualcosa. Salviamo giusto per e controlliamo. No. Ah, però è una scorciatoia. Diciamo. Dove mi porta? Make it a double. Che abbiamo qua? Sembra un passaggio segreto. Allora, vediamo di qua. E voilà. Uno, no, si resettano. Si resettano ogni round. Fatto. Ora troviamo il secondo. Sicuramente in questa stanza. Andiamo qui da basso. Oh, devo dire che è bello friabile come gameplay. Cioè, bello come si comanda, come si muove. Salta, tutte queste cose qui. Eccolo. Ok. Ora vediamo qui. Checkpoint. Extra. Allora dobbiamo trovare, eccolo qua, siamo a 3, rimangono 2. No, qua non c'è più niente, andiamo su. Non questo. Ma qui. No, sono caduto. Allora. Andiamo alla rincorsa. Sì, di qua si va. Mi pare che ce n'era uno qui, sai? Sì. L'ultimo, dai, l'ultimo.
Say hello to the floor. Ok. Andiamo di qua. Ma scusate. C'è un problema che... È tutto così strano. Scusa. Scusa. Siamo in diretta? Siamo in diretta? E qui su Streamlabs mi dice che invece non siamo in diretta. Non sto capendo niente. Se ci fosse Stefano mi sarebbe di grande aiuto adesso. C'è qualcosa strana che devo un attimo capire, scusate. Eh sì, dice che sono in diretta. Che cosa stranissima. Beh. Vabbè. Allora, dobbiamo trovare l'ultimo pezzo. Aia. Qua no. Aia. E te pareva. Andiamo di qua. Giusto, giusto. Allora, mi pare che noi siamo andati di qua. Ok, qui l'abbiamo finito. Vediamo se c'è qualcosa da prendere, ma non mi pare. No, c'è ste maschere. Che c'è? Ho visto una cosa. Eccolo. 5. Ah, era quello lì. Ok. Andiamo. Noi dobbiamo tornare indietro. Qua. Pardon my tongue, darling. Ok, troviamolo.
Lo sta. Oh, deve essere qui. Eccolo. Ed ecco l'altro. Ok. Ora resta l'ultimo. Ride the Haunted Elevator. Quindi guida l'ascensore. Ah no, aspetta. Ah, ce ne sono due. Ma come la raggiungo? Vabbè. Vediamo. Sì, ma più o meno ho capito. Ciao Marche, benvenuto. Obi-Wan has taught you well. Vabbè, niente. Non lo fa il parkour. Il problema però è così che non so se... Hey, the ad said Beverly Hills adjacent. Aspettate che mi sa che qua devo fare una cosa. Eh sì, conviene fare così. Almeno vedo la chat di Twitch. Ciao Ringhio, benvenuto. Allora, andiamo di qua. Non lo leggo il tuo nome, l'ho letto prima. Benvenuto. Ho già capito come ti chiami. Ma com'è buio. Saliamo di qua. Forse di qua dobbiamo andare. Sì, infatti qui non ci sono mai andato. Off. Ciao Michele, benvenuto. Come devo fare qui? Off. Ci sarà qualche pulsante? This is for all the angels. No. Di qua devo andare, ma devo capire come...
wonder where Johnny Weissmuller lives. Aspettate un attimo. Here's Gexy. Allora. Di certo qui c'è qualche pulsante da qualche parte che dobbiamo trovare. A little tongue now, a lot of tail later. Ma c'entreranno ste cose? Dove cacchio devo andare? Ma qui no, si può andare? O estetico? Ah. I hate these low budget B levels. Devo capire. Di là c'è roba. Di qua si può andare da qualche parte. Ah, qua è da dove sono venuto. Che c'è là fuori? L'ho trovato a culo. This place is bigger than Oliver Reed's bar tab. Andiamo di qua. Sali. Ok. Phone call for Chapman Crothers. Ciao Laura, benvenuta. Andiamo di qua. Sono morto, no? Allora. Grazie per i cuori. Attenzione, attenzione. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ah, zuccotta. Vediamo un po'. Possiamo passare? Sì. Ok. Sei bravo a giocare. Si vede, vero? Bravissimo proprio. Sto perdendo non so quanto. Ah. Conosci questo gioco? Ciao Roberto, benvenuto.
Eccoci qua. Ah no, ok. Beh, considerato che anche per me non è... È la prima volta che ci gioco. Me l'hanno consigliato. Ah, siamo già in un ascensore, mi sa, eh. Sì. Vediamo. Sì. Ok, ce l'abbiamo fatta. I know when I'm not wanted. Ok, ora dovrebbe esserci il boss. Update save, ok. Ok, abbiamo sbloccato, vediamo un po'. Un altro mondo. Aspetta un attimo, perché mo voglio capirci. Se Have some of that. io rientro, c'è un livello extra. Ok, quindi non devo andare qui. Vediamo un po'. Sarà mica qui? Allora, tieni premuto. Jump to perform a flying karate kick. Ovvero press jump to perform. Ah, mentre corro. Quindi così. Ah, ok. Fa tipo mossa di Kung Fu. Ok, dobbiamo fare questo. Allora, jump to the teetering rock. Ok. Allora, aspettate un attimo. Ok, continuiamo. Quindi questo è il mondo tipo cartoni animati. Vediamo. Diciamo imita i Looney Tunes. Head Dead Area. Aia. Put it on my tab. Arcobaleno? Ah, si può salire. E sto coso? Ciao Luigi, benvenuto. Andiamo di qua. Carote a non finire, vedo. Ma siamo vestiti da coniglio.
attimo. Questo imita il tipico Taddeo. Cioè, sembra Dexter. Come Dexter? Qua sfottano i Looney Tunes. Io sarei Bugs Bunny. Tu non l'avevi mai visto, Jack Santo? Ecco il Taddeo ipotetico che mi ha ucciso. Ma vaffanculo. What's up, dog? Ciao Ali, benvenuto. That's not all, folks. A slip of the Oh, giusto, giusto. Ok, la roccia è qui. Ma lo dice l'obiettivo? Jump on the teetering rock. Quindi devo saltare su sta roccia. Vediamo come però. No, veloce, veloce. Mamma mia. Vai, vai, vai. Sono sulla roccia. C'è una più grande? Sì. Preso. TV. Hunt the two hunters. Caccia i due cacciatori. Ah, to see the world as Keith Richards does.
Andiamo, Jax. Aia. Qui sicuro c'è qualcosa da fare. Eccolo qua. Ora vediamo qui come si... Forse il proiettile gli deve andare addosso. C'è giù pal... E non ho capito come si caccia. Ok. Put it on my tab. Dovrebbe essercene un altro più avanti. Eccolo. No time for cartoon jokers. Watch me use my tail to kick your bit. Ok. Quello di prima. Abbastanza easy. L'altro. They don't need ID. Walk 5 purple mushroom. Ok, dobbiamo distruggere 5 di questi viola. Anzi, che te lo dice, te lo mostra. Così almeno capiamo. Uno. Due. Questo no. Ciao Gigi Dag, bentornato. Come va? Siamo tre. Mi sa che sono tutti qui, sai? 4. 100, benvenuto. Ci sarà pure un quinto, no? E sta neve? Ah. Telecomando grigio. Allora, dobbiamo trovare il fungo, l'ultimo rimanente.
Aspettate un attimo. Non vorrei che si trova qui in basso da qualche parte. Vediamo. Pare di no. Qua dietro. Vediamo. Non è che è avanti avanti, no? Scopriamolo. Non vorrei che è qui da qualche parte. Non so se poi qui mi porta in un'altra zona, no? Ah, tanto indietro si può andare. Ora troviamo l'ultimo fungo. Dove potrebbe essere? This is about your father, isn't it? Forse è qui a destra. Ok, qui ce n'è uno rosso. Andiamo a vedere. No, qui non c'è. Rieccomi, scusate. Rieccomi. Che cosa mi sono perso? Un bel po'. E cioè, no cosa, Gigi? Sono nella parte dei conigli. Ah, qui è dove devi dare la caccia ai cacciatori. Già fatto, mi restano solo i funghi viola. Me ne manca uno, ma non so se devo andare avanti oppure là dietro. Allora, fungo viola, fungo okay. Viola. Mi ricordo che erano nell'area precedente. Ah, quindi sono tutti nell'area precedente. È passato un bel po' di tempo da quando ho giocato a Gex. Aspetta che ho il salvataggio. Perché? Allora, i funghi viola. Mi puoi confermare se sono tutti nell'area nella prima area? No. Me ne rimane solo uno. Deve essere da qualche parte qui. Magari controlla nel campo delle carote. Metti un gioco di combattimento. Adesso. Ok, nelle carote no. Ai Gigi. Deve essere sicuramente in qualche angolo qui intorno. Io porto non solo giochi di combattimento, porto un po' di tutto, capito? Quindi do precedenza, cioè c'ho una lista. In genere preferisce i platform. Ma oh, vabbè, ma Tekken 2 lo devo portare. No, ah, sei ancora a Tekken 2. No, l'uno okay. L'ho finito, il 2 devo fare. Tekken 2 che tra l'altro è un bel passo avanti rispetto al primo. Ciao Dave, benvenuto. Guarda, qui c'è un po' da vedere comunque. E vabbè, io cadono cose qua. Perché siamo nel mondo dei cartoni animati e vede come si fa a schiacciare. Sì, ma io qui ho visto tutto, non ce n'è funghi viola. Se ma sei sicuro? Tutto sicuro, ho visto. Sicuro. Tutto. Sicuro, pure sopra l'arcobaleno. Io gioco fino all'una e mezza di notte. E questo spiega perché è così stanco sempre.
No. Ah, vuoi vedere che... No, non è qui. No, secondo me è avanti, se non si spiega. Sotto l'arcobaleno hai visto? Sì, ho visto tutto, me la sono spulciata dall'A alla Z, andiamo avanti. E vabbè, andiamo nella zona della caccia al coniglio. Wabbit. Con Taddeo dei poveri. Aspetta che vedo qua dietro. Il prossimo titolo che finiamo faccio Tekken 2. E allora non lo fa più. Ok, siamo avanti avanti. Beh. Sì. Vediamoci. Può essere che mi ricordavo male da queste parti il fungo viola. La mattina quindi dormi in classe. No, la mattina lavoro. Lui non va più in classe. Lui ha marinato la scuola per sempre. Per il resto dei suoi giorni. Sì, 30 anni di sopra. e gli insegnanti ti stanno ancora cercando. Ah, vediamo un po' qua. Non lo so, mi pare troppo vago. Come fai la mattina ad alzarti? Semplicemente mi alzo. Sono abituato. Fa come Fantozzi che prende il treno delle 6:30. No, no, io mi sveglio tranquillamente. Non accuso sonno, fortunatamente. Mi sveglio. Sei stanco, ma non avverti il sonno. Sì. Cioè, È come non mi dire mi dispiace. faccio male, ma non sento dolore. È che sono un emo. Sì, ma io qui sono avanti avanti, ma non c'è segno di funghi. Secondo me è qui dietro. Tu mi dicevi avanti, Infatti io avanti. ricordo che ricordo male che erano tutti qua. Oh. Con So 10 se si è caffè. nascosto dietro quei televisori. Sai dove sta il fine livello? Possibile, mo controllo. Sì, no, faccio 12 caffè. No, vabbè, il caffè io non lo prendo la mattina, dico la verità. Anzi, lo prendo al lavoro con il mio collega. Però a casa faccio colazione semplice. Niente, nemmeno qui, caro Stefano. Io non so dove sto cavolo di fungo si è cacciato. Ah, trovato! Trovato! Ah. Era nascosto, bene. Beato te. Nascostissimo. Ti ringrazio. Com'è Gigi? Che ci racconti? Siamo qui anche per parlare, socializzare, anzi se hai domande, cose. Rispondo a qualsiasi cosa. Però mi raccomando, nulla di troppo filosofico. Oh, cioè, mi hanno schiacciato proprio i maroni, ste Due volte di fila. cose. Sto fastidio. Ma quella che era una Hanno una marge. mira eccezionale queste persone che Eh sì. tirano Abbiamo finito il livello dell'horror e il livello dei cartoni. i maroni. Ok, allora sei pronto per il boss. Sì, ma li devo fare tutte e due per fare. Allora, io sono di Tropea, Calabria. Tu di dove sei, Gigi? Mio nome è Domenico. Puoi chiamarmi Dome, se vuoi. Allora, di qua dobbiamo andare? Dietro di te Scusa, sta porta non si apre. alle tue sì, si apre quando batti il boss.
Quindi fai tue spalle, vai dritto, Gilly sali lì. Jax Isle. Isle, Gilly Gex Isle. L'isola di Gilly Jax. Hit blue fireballs to beat the Tiki Bros. È un boss molto semplice, ti ha dato pure la soluzione. Ma la citazione di questo boss cos'è? Sono i programmi tipo di esplorazione, avventura. La palla blu ha detto. Sì, e non la devi mangiare. Volevo colpire. Sì. Ah, abbastanza easy. Aia. Sì, adesso lo devi fare solo un po' di volte. Ah, un po' su tutti. Ecco, questo non te l'ho detto. Ubla ubla. Poi ci sono stato tanti anni fa. Ovviamente. Ah sì? Ah, mi fa molto piacere. E questo è il primo boss. Si è trovato bene? Beh, sono cambiati un po' di cose da Altropè. Però non proprio, infatti immaginavo leggermente questa risposta. Infatti mi sono buttato avanti dicendoti che sono cambiato un po' di cose da allora. Allora, abbiamo aperto la porta. Quante portoni abbiamo? Ne abbiamo 4 circa. 4 circa o ok. Circa circa. Kung Fu Theater. Puoi immaginare già che genere di livello abbiamo qui. Devo uccidere il dragone mortale. Prezzi troppo cari, soprattutto le Sì. strutture ricettive per quello che offrono. Questo è vero, se ne approfittano molto. Posso confermartelo. E infatti si ha cattive recensioni e è per la verità. Fish. Diciamo l'unica cosa bella è il mare. Ancient Chinese secret. Ok, quindi devo uccidere un dragone, vero? Sì, nell'anno del dragone, tra l'altro. Hai visto, hai visto? Come tutto corrisponde. Allora, dove devo andare? Di qua. Vai in giro finché non trovi qualcosa. In quell'horror per trovare il pulsante dell'ascensore mi è capitato a culo, se no io ancora che cercavo. Aia. Non sono più sicuro che ce la facciamo entro l'uno. Pure io. Il mare parecchie volte era sporco, come mai? Che periodo sei venuto? Dipende il periodo. Dipende dal periodo, ti so dire il perché. Giugno, perché? Fine giugno, inizio giugno, vabbè, poco importa. Perché le barche. È prima di luglio, allora è ancora più giusto quello che sto per dire. Perché evidentemente c'erano in lontananza barche, pedalò e via col vento. Sei sulla piattaforma. E questo qui cosa succede? Loro scaricano e arriva tutto a Rivas e si sporca. Diciamo, poi magari tutta la gente che va a mare la inquina. Puoi mangiarlo usando la lingua. Lo so, qualcuno dice la scarica è Questo lo abusiva. sai. Sicuramente sì. Purtroppo aia. No, ma il mare è bello, però dipende dal periodo.
tipo inizio giugno o inizio settembre sono i momenti migliori per avere il mare pulitissimo, una tavola e si sta benissimo. Già fine giugno, fino a fine agosto. Agosto è uno schifo. This one's a video game. I'll be on my way to prison. Una tavola nel senso che piatto piatto, nel senso che non è mosso, non è né sporco né mosso, è una tavola, liscio liscio, ti fai il bagno proprio in un mare paradisiaco. Come Stefano, vero Stefano? Magari il bagno mare paradisio. Beh, sulla cosa dei prezzi hai ragione, è cara. Ti dico che io sono salito a Venezia, che Venezia dicono che è carissima. Abbiamo i prezzi come a Venezia, se non più cara. Ma questo perché hanno pompato un po' loro. Cioè chi è qui? Si sono un po'. Come si suol dire, è quasi matropea, quindi. Sono lasciati prendere la mano. Ma io fortunatamente sto vicino a Tropea ora. Abito vicino a Tropea. Io sono nato a Tropea, sono cresciuto a Tropea, ma attualmente adesso vivo vicino a Tropea. Non sei ancora morto a Tropea. No. È perché almeno sto più tranquillo anche col traffico, le cose, un casino. Ma è vero che il comune è stato sciolto per molte volte sì. Altre volte non saprei. Però sì. È vero. Dove devo andare qua? Devi andare lassù. Sì, In montagna? È un paese su questi vicino. pilastri. Attenzione, perché qui è facile cadere se non fai salti abbastanza precisi. Visto, infatti è un po' difficile. Male che ti ho appena avvisato. Eccolo. Ma non è quella del dragone qua. Vabbè. Fai prima Nice questo, che è più facile. one. Coccarino. No, no, coccarino. No, preferisco non rispondere. Ok, comunque quelle scritte in 3D sanno molto di Crash Bash. Insomma. Ah, le conoscevi i ragazzi di lì? Ma c'è un cannone qui. Ah, vedi. Sì. Valla a trovare. Ancient Chinese secret. Perché non mi va di dire su TikTok cose personali, molto personali. Ti dico solo che non lo sa nemmeno Stefano, e con Stefano siamo amici. Dove Che cosa? abito? Ah no, aspetta, è personale. Va bene.
Non sono un tipo che dice di tutto. Cioè, fino a un tot mi limito. Ma è cambiato l'ambiente o sbaglio? Sì, è un'area diversa. Ah. Comunque c'è un trucchetto che ti posso dire, anche se hai l'energia piena, puoi tenerti una mosca senza mangiarla e praticamente se ti colpisce qualcosa, la mosca praticamente ti fa da punto Scudo. vita in più. Del Ok. tipo, hai l'energia piena, tu hai una mosca che ti ronza intorno, invece di mangiarla ti colpisce qualcuno ed è come se fosse un quinto colpo vita. Devi Ho capito, ma qua come cazzo faccio? colpirlo in testa. Una parola. Salta e fai la podata. Ok. Ancora è vivo. E poi lo colpisci di nuovo. Hai paura degli alieni? No. Perché non penso. Uno bisogna avere Perché lui paura. ha giocato a tanti videogiochi e sa come quali sono i loro punti deboli. Food. Last time I was here, I was Vabbè, ti lascio, io domani lavoro. Va benissimo. Grazie Gigi per essere passato. Buon riposo Ciao, e buon grazie per lavoro. essere venuto in live. Gong. Sì. E A cosa si ispira questo, se non sbaglio, cosa? questo mondo? A cosa si ispira i film di karate? Al cinema di Kung Fu. Kung Fu Panda. Buonanotte, Gigi. Grazie. Comunque è abbastanza friabile il gioco, cioè nel senso non trovo difficoltà. Friabile. Sì, non trovo Non è difficoltà. difficilissimo, però. Ok, Dopo fai Tekken. Allora, quindi aspetta che risponda Gigi. Allora, Tekken 1 l'ho finito, devo fare il 2. Dopo che finisco uno dei titoli che ci sono in corso, porto Tekken 2. adesso devi colpire, se non sbaglio, i gong. Ah sì. Considera che io porterò tutti i Tekken. Domani sì, dovrei esserci. Leggo il passaggio. Solo che domani facciamo God of War. C'ho una lista, stilo una lista. Praticamente il mio compito è sempre stato così. La maggior parte dei giorni sì, se io non ci sono è perché c'è un caso raro. Però dovrei esserci sempre alle 10. Considera che allora ti dico come funziona il mio canale. Io faccio 5 giochi a settimana, più o meno. E appena termino uno di questi 5 giochi, verranno sostituiti da un altro titolo nuovo. Quindi faccio un esempio. Questo gioco lo finisco stasera. Quando è il turno di Se ti questo piacerebbe. gioco, vabbè, quando è il turno di questo gioco, ci sarà un altro gioco perché l'ho finito questo. Mo' Tekken 1 l'ho finito ed è stato sostituito. Quando finisco un altro gioco, inserisco Tekken 2. Mi sa che sono caduto dal tetto, non dovevo. Sì, ti sei buttato. Aspetta, qua da dove sono Sta venuto. andando alla parte sbagliata. Bene, bene. A te piacciono i giochi di lotta? A me? No, dicevo Gigi. Statti buono. Va bene, grazie Gigi. Anche tu.
A me giochi manga. Ah, giochi manga. Tipo, giusto per citarne qualcuno. I designed this scent with you in mind. Ma sto dragone dov'è? Arriva presto. Ah, ma è una strada. Pensavo fosse tipo un burrone. Certe volte confondo. È preoccupante. Ah, scorpioni. L'importante è che non sono i nostri amici. I nostri amici scorpioni. You'll thank me when you're older. Sì, questi si distruggono con il colpo di grazia, ovvero schiacciandoli con la coda dall'altro. Ah, jump force. Però poi anche non fa. Bello il gioco. Ecco, adesso la mosca ha preso danno al posto tuo e tu non hai perso energia. Ho capito. Ma siamo tornati indietro? No. È nuova questa zona. Sì. Oh. Non si aggrappava. Ok. Open the door. In cam hai un viso da cartone animato, sei simpatico. Ah, ti ringrazio. Mi fa piacere. Scusa se parlo un po' scilinguato, ma ho un'afta bruttissima in bocca. Io gliel'ho sconsigliato di fare le live così. Però ci tiene. Ci tengo. Non lo so, dallo stress, dall'infezione in bocca, non lo so. Può venire da qualsiasi cosa, oppure magari mangiando qualcosa, quel qualcosa mi ha tagliato la parte dove ho l'afta senza accorgermene e si è creata un'infezione. No. Questa gliela leggo a Stefano, che Stefano non ce l'ha TikTok. Ha detto: Gigi, rapporti non protetti. Lei che è sposato. Eh sì. Arrampichiamoci. Dobbiamo andare di qua, mi sa. Sì. Dritto. Eh no, ma come cazzo è strutturato sto qua? Sì, sono sposato, Gigi. Ho pure una figlia. Allora, dove devo andare? Ah, ok, devo andare da sotto. Sì. Ah, perfetto. Ah, ecco il drago. Adesso che ti ha preso. Pensavo andavo a scuola ancora, no, io lavoro. Funziona, ecco il drago. Ah, ti ringrazio. No, ma molti me lo dicono che ne dimostro di meno. Se non fosse per la cuffia o per la telecamera che è piccolina,
noteresti i miei capelli bianchi. C'ho piccoli. Li nasconde bene però. Ho delle ciocchette bianche. Magari è tipo il dragone di Spiro. Sì. Vabbè, quel dragone di Spiro era più difficile. Ah, sì. E Topino non ti sente che giochi a quest'ora. E lei è piccolina, deve fare ancora 3 anni. È di là che dorme a quest'ora. Io per questo streamo pure a quest'ora, così almeno lei dorme. Dorme inconsapevole della verità. Della verità. No, ma lei ogni tanto quando va in bagno... La beata ignoranza di che cosa fa suo padre a questo. No, ma lei gliele mostra ogni tanto le live. Perché... E poi se ne va. Perché io ho le live su YouTube caricate e su Twitch quelle lì belle che si vedono grandi. Sì. Ma adesso da poco sono su TikTok, quindi è una cosa in più. E gli faccio vedere la mia faccia e lei fa papà papà. Tipo gli sembra una cosa strana, curiosa. Ma un giorno capirà. Un giorno dirà apposta, papà era Rinco. Eh sì, papà era un coglione. Ok, quel Kung Fu l'abbiamo fatto. Salviamo. Ma questo è il caricamento di Crash Bash. Cos'è questo? Shop Pork? Ah no, ancora non puedo. Questo qua è il boss. Ancora horror? Ti servono 9 telecomandi rossi, ne hai già un po'. Però già che ci siamo, li prendiamo tutti i telecomandi rossi. Sì, senz'altro. Se no può capitare che devi tornare in un qualche livello per prenderne un altro. Madonna mia, di qua devo passare. Sì, si torna al livello. Va benissimo Gigi, grazie di tutto. Mi ha fatto molto piacere la tua presenza qui con noi. Buonanotte. Ciao, Gigi. E ci vediamo domani se ci sei. Buonanotte. Ma ci sono praticamente 2 livelli di Halloween. Ce ne sono anche di più. E come mai? Ma sono morto? Perché... Sì. Complimenti, sei morto. Eh sì. Può capitare. Allora, attenzione. Quindi non andare nel buco al centro. Prendi una delle porte. Zombie. Aiaia. A te. A te? Che sei l'unica. Ah, di qua si torna indietro. Sì. Aio. Allora, stiamoci attenti. Uno. Where is the stun? Oh. Ok. Perfetto. Poi? Qui ci si aggrappa. Eccoci qua. Sì, questo è un muro scalabile. Ah, devo saltare? No, devi andare di là. Che bello che si arrampica però, ci sono situazioni così. Sì. Come nel primo Gex, però nel primo Gex potevi aggrapparti a praticamente ogni muro. Sì. Phone call for Scatman Brothers. Questo è il potenziamento. Siamo Super Saiyan. Sì. Mi sa che ho sbagliato qualcosa. Sì. Ma dove devo andare? Dall'altro lato? Dall'altra parte. L'altro là. Ho scelto il lato destro. Giustamente è un horror, quindi lato sinistro.
Qua? Sì. Ci avviciniamo, mi sa, eh. Ok. Altra arrampicatina. Pipiri pipi pipi pipi. Dove sono? Taste my tail. Guardati intorno. Ok. Qui. Flame on. Qua? Si salta di lì. Ma che cazzo? Ti sta inseguendo Chucky, la bambola assassina. È come nell'uno. Cioè, come nel primo livello. Nel livello precedente. È brutto che tipo se tu cammini da zero, cammina piano, devi un po' correre per poter correre. Sì. Dove sono? Però c'è un tasto per la corsa. Ecco, adesso c'è. Non c'è un tasto per la corsa. C'è un tasto. E qual è? L'altro. Quello là, l'altro dorsale. Ecco. Ma non era questo quello che aveva? Vabbè. Qua il bello è che i telecomandi sono tutti nella stessa area, ma ci arrivi ogni volta con un percorso diverso. Abbiamo sbloccato il boss, però andiamo avanti. Sì. Porco. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao. Ci credi che questo mostro qui doveva avere una sua action figure? Addirittura. C'era una serie di figure su Gex che dovevano fare. Ah, se non lo sapevo. Sì, della NEC, come si chiama, NECA Toys, quelli là che hanno fatto le action figure di Crash Bandicoot. Aspetta, controllo subito come si chiamavano. Si chiamava Ciuffo. Koala. Kong. Sì. Resaurus. Sì. Resaurus. Ah, risorsa. No, Resaurus. La risorsa dinosauro. Dove devo andare qui? Non è che dobbiamo andare lì. Devi prendere sempre una porta diversa da quella da cui sei venuto. Vabbè, sempre di qua devo andare, mi sa. Oh, mi sono distratto un attimo, non ho visto l'area. Se la stessa. No, mi sa che è la stessa zona dove sei già passato, quindi no. Quindi qua c'è un'altra. Ciao mi Hermes, sente. Buonasera. Ciao Hermes, benvenuto in live. È presente nella zona là con il buco al centro in cui sei morto la prima volta? Sì. Lì invece di entrare in questa porta, nella porta che ti porta in questa zona, vai in un'altra porta. Così vai in un'altra zona. Vabbè. Solo che mo. Però stai andando già dalla parte sbagliata. Perché questa porta è solamente a quella. Indietro. Non posso ricominciare. Come va? Che ricordi? Tutto bene. Non posso tornare indietro. Usi un save state? Ah no, si può tornare indietro. Quindi torno indietro. Ecco qua. Adesso verso destra e scegli un'altra porta. Giusto. What an absolute shambles. Finora abbiamo fatto il livello di Halloween, il livello di Cartoonia. Abbiamo fatto il livello di Karate e adesso è il livello di nuovo di Halloween 2. Hai affrontato un boss. Sì. Qual è il boss? Ai indigeni. Ambos.
Aia. Mi sono bruciato. Now that's what I call getting some tail. Eviterò di fare spoiler, tranquillo, non ha sta grande trama. Beh, considera che io non l'ho mai giocato. Preferirei che lo scoprissi tu. Certamente. West Side Story Audition, da down the hall. Questo... dove devo andare? Nel senso che non voglio fargli la guida al passo ad ogni passo. Vabbè, siedi. Per quello ci sono già io. Ah, ah, ah. Now cut that out. Il bello dei nuovi titoli è il senso della scoperta. Eh sì. Ah, è di qua che devo andare. Eccolo. Ed ecco un altro telecomando. Nice one. Nice. Ma... ma che cazzo, si sente un rumore? Immaginate se facessero un remake o remastered sulla falsa riga di Crash e Medieval, magari. Minchia. E sta parte dov'è? Here's Gexy. Allora, o è una porta diversa o è l'ultima porta che hai preso, però si cambia strada a un certo punto. Questa porta l'hai già fatta. Questa pure dovrebbe esserci, questa o è quella da cui sei tornato? Forse ho capito. Secondo voi ha capito? Scrivete un commento per dire la vostra e noi non lo leggeremo. Secondo me. Sì, penso verso sinistra. Ma qui non ci sei già andato. No. No? No. Che culo. Ti sei salvato con una fortuna. La fortuna dura poco. Vai. L'impazienza, Domenico, l'impazienza. L'ho trovato però. Hai visto? Sì. No. Questi qua penso siano ragni, questi. No. Ragni appuntiti a forma di palla. Non penso proprio. Dove siamo? Ah, aspetta, questa è la parte superiore. Dalla prospettiva. Dove cacchio siamo? Stunt Gecko. Mamma mia, ste cose. Sai che con la schiacciata gli fai male lo stesso. Ah sì? What an absolute shambles. Olè. Ecco qua il telecomando. Ci abbiamo fatto. Se lo sapevo prima ne avrei fatti di più sul canale. Ah, i Silent Hill.
E adesso sei pronto per il boss. Ma è un porco. È un miscuglio di robe mostruoso. Throw the switch. Oddio. Dalla foto non sembrava. Non sembrava così brutto. Ah, ok, ho capito. Devo semplicemente fargli prendere la scossa. Sì, stare attento a non prenderla tu. Stare attento a non prenderla anche tu. Sono morto. Che ha detto Hermes? Se sei già lui, facendo un po' serata, riesci a finire in una live. Il terzo è più lungo, sì, di Gex. Gex 3 è lunghe. Devi stare attento a non prendere la scossa. Scossa? Devi essere più veloce di lui e premere quell'interruttore. Pulsante. Si chiama interruttore, sì. Scusa. Hola. Se non ti insegue fino alla fine. Ah vabbè, l'hai preso lo stesso. Ma qua ancora. Dovrebbe essere l'ultima fase. Questa è l'ultima fase, poi la luna esploderà, speriamo di no. E a parole sue, quando si stacca da lì? Devi andare di vicino o si inizia a inseguirti. Ecco, adesso inizia a inseguirti. Ah. Non avevo visto. Ok, ce l'ho fatta. Mushu Pork. Ciao Sandra, benvenuta. Salve. Ok, abbiamo sbloccato il nuovo ingresso. Sì, un'altra porta. Quante ne restano? Ah, poi c'è la blu. Due boss. Ah, ma lo finiamo stasera. Così disse. Dov'è la porta rossa? Mi sa che da... Dove, non mi ricordo. Allora... Mi sa che dalla parte... Ok Hermes, grazie per essere passato. Va benissimo Hermes, tranquillo. Ah, ok. Va bene. E poi blu. Ah, ecco. Ci giri. Ecco la porta rossa. Ma che è? Prendi un ascensore. Non è un ascensore, mica ascia. Cioè, nel senso, va sopra. E che c'è? I Rocket Channel. Ecco, questo è uno dei livelli più belli. Guida il razzo. Figata. Addirittura. Ecco. Sì. Qui hai l'ossigeno limitato, quindi merda. Dovrei prendere queste bolle oppure usare quei punti dove puoi recuperare aria. E sei stato colpito da una spada ferma.
Dove sono i punti d'aria? Quelli come quello in cui sei iniziato, ecco quello lì. Ah, Ci ok. fermi e recuperi ossigeno. In questo livello abbiamo Star Wars di nuovo e Clone A2. Granato. Sì, per l'ossigeno. Ah, è bello. Sì, ma la telecamera si gira sola. Aveva qualche difetto di telecamera questo Gex. Ah, vaffanghetz. Però lei si getta nel vuoto. Mi getto nel vuoto. È che i comandi qua Quelle fanno un po'. scatole. Quelle scatole rosse, cioè c'è scritto aria, servono per recuperare ossigeno. Dio Cristo. Ma com'è che fa lo stesso errore due Ma dai. volte? Corri, prendi la scatola rossa dell'ossigeno. Fatto. Mamma mia. Meno male che è il migliore. Cosa fa? Obi-Wan has taught you well. Obi-Wan ti ha insegnato, dice la citazione dei film. Sì, fa tante citazioni. Ecco, qui puoi aggrapparti. Puoi aggrapparti, attento alla scossa. Ah, qua è tipo come Spiro. Sì, tutti i giochi che si aggrappa è come Spiro. Ma mannaggia dicole. Ma perché? Perché lo fai? Perché persiste? Perché la domenica. Adesso? Sali su, Ma è in cerca montagna. È l'ossigeno. una parola. Pipiripipi. Dai. Guarda là. Era lì. Era lì. C'è Perché c'è? l'ossigeno. Ma perché ignori l'ossigeno? È davanti a Ma te. dove? Non l'ho visto. Ma lei deve dormire. Scusa, dov'è Sopra, l'ossigeno? Ah, a Iron. destra, Ecco. si legge air. Vabbè, quella lì. Perché c'è sta canzone? Perché è bello, è la vastità dell'universo. Scusa, ma da dove devo andare? Lì sopra. Ma non salta. Usa il rimbalzo. E vai a farla in culo però. Mamma mia. È la parte più difficile. This empty void was filled with food before Christopher Biggins came to town. Questo è il miglior Gex. A slip of the Vedo. tongue. Allora, mo. Impresa. Ma mi puoi morire. Sì, può. Dai, 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 dai. Pessima azione. Che cos'è questo? Cos'è un cartello? Spock, can you read me? Spock, can you hear me?
Dai. Love is in the air. No, 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 no. Checkpoint. C'è il checkpoint. Ora? E ora c'è una piattaforma. Quella piattaforma, vabbè, ti porta qui e prendi l'aria. Vabbè. Non basta che rompi la scatola, c'è la bolla. Vabbè, vai avanti. Un po' di parkour gratuito. Nello spazio. Vestito da Stormtrooper. Ok. Hello there. Love is in the air. Prendila un po'. Non la prende. Toccala. L'ho toccata. Quanto è alto? Ok. Quelli sono di Alien. E sono un misto di cose. Ah, finally. Come lo prendo? Ah, mi sa che devi uccidere prima i nemici. Quell'R2D2? Sì, gli R2D2, quelli là. Ma non, la missione non era guida il razzo? Sì, sei andato nella missione sbagliata, ma va bene. Ah, questi qua si danneggiavano in un... Ah, ok, così. Fine. We did it. Sei sopravvissuto a una missione di questo livello. Mamma mia. Ok, update. Tempt me. Ma dove si guida sto rocket? Lì. Allora, da dove devo andare? Non da sinistra. Vediamo. Non mi ricordo. Sicuramente non è la stessa strada che ho usato. Capiamo un attimo. Pardon my tongue, darling. E dai, e dai. Era buggato. No, è che il sistema di appendersi è ha un problema con le piattaforme che si muovono. Forse di qua devo andare. Là ce n'è un altro. No. Anche se... Tento l'ossigeno. Ok, capiamoci qualcosa. Qui è da dove sono venuto. Sì. Cioè da dove sono andato per la prima missione. Sì. Ma c'è un'altra zona? Qua? No. Allora mi sa che è sempre di là. Intanto ci hai lasciato la mosca indietro, ma vabbè. Ma sti cazzi. Allora, vediamo. Sulle piattaforme sei stato. Ah, devo andare dall'altro lato. Ok. Qui. Sì. La canzone poi è andata. E qui? Il Danubio blu. Ok.
Perché non è blu? Aspetta. Papà, 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 vaffanculo. Allora, iniziamo. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Si sente proprio che il senso del nervoso. Sì. Tanto che fa ta ta. Ma non c'è niente qui. C'è ossigeno. Ma è una presa per i fondelli. No, ti ha dato qualcosa. Qualcosa che avevo già. E non. Stacci mamma più mia. Tempo. Secondo me devo salire lo stesso. E probabilmente c'è una biforcazione da qualche parte. I feel sick. Ah, qui forse in basso. Non è da dove sei venuto là. No. Vai, siamo a un piano più alto. E vaffanculo. Però vedi lì. Ma qua sto tornando dove ero? Sì. Ma siamo sicuri che bisogna andare lo stesso di qua? No. Ma potrebbe essere. Però può essere. Forse se... Tu sei andato verso di qui? Checkpoint. Ah, ho preso la piattaforma. Se ti ricordi. Scotty, beam me backstage at the Spice Girls. E ti portava giù. Però tu hai continuato su questo percorso che ti ha portato dove hai preso il telecomando. Forse si continua. Fill her up with unleaded. A me sembra di fare la stessa cosa, poi non so, dimmi tu. E vai a farla in culo. Ok, forse qui c'è uno svincolo, vediamo. E dai. The old five finger discount. A me sembra di essere dove ero prima. Sì. Non è che c'era un'altra strada, no? Vedi, qui siamo dove eravamo prima. Penso che sì, penso sia una strada. Penso sia da tutt'altra parte. Come allora, si... guardando il checkpoint. Ma a vedere da internet no? No. Ma secondo me sì. Dove sono caduto? Potrebbe. Ah, qui è.
quello lì dove ci si. Dove si sale. C'erano quelle piattaforme. Non c'è un cazzo. E questo è il punto in cui hai detto, ma. Non c'è niente. Queste cose ce le avevo già. E vai a farla in culo. No, c'è qualcosa che non va, rifacciamo dall'inizio. Allora, Ride Rocket, vediamo se riusciamo a riconoscere qualche zona. C'è una salita. Sono delle piattaforme. Ma capiamo dove. Vediamo. Prova ad andare sopra verso sinistra. E se mi fa salire sto cazzo. Mamma mia. Mi rimbalzo a terra. C'è da dire che lì c'è qualcosa di illuminato. La luce. Ah, di qua, qua dietro. Ok. E ci sono piattaforme. E qui? Ah, sì, devi salire sulle piattaforme che girano. Mi pare che ti fa male il campo di forza. Per mo' non mi ha fatto male, fortunatamente. Sbrigati. Forse non ti ha preso. Ok. E vai a farla in culo. Che nervi sto lì, meno male che è il migliore. A little tongue now. Oh? Non c'è niente. Entra. Ok, ci siamo, mi sa. Sì, questa è la zona. E mo come si guida? Mi sa che ci devi entrare. Adesso. Do a barrel. Così. Molto Star Wars. Sì. Usa la forza, Luke. E se non vuoi usarla? E allora non funziona la citazione. Oddio. Sì, devi attraversare i laser. Ah, ho capito. Devo fare la cosa come... Ah, vedi qui. Ecco, adesso devi fare la stessa cosa di prima con i robot. Recupera energia. Così. Ah, mi reca danno. Sì. Lock and load. Lock and load. Ok, ora. In quest'area ci sono altri livelli. Altri turn. Sì. Vedo che hanno variato. Arrampicati sull'albero. Quindi devo fare tutto questo percorso. Ah, raggiungere lì. Abbastanza semplice alla vista.
Mabel. Sì, a dirsi. Fermano quei nemici di Conker. Attento che cadono le cose. Ho visto. E dove devo andare? Quando rompi uno schermo che c'è una mosca, prendi la mosca. Allora. Sì, ma devi prendere la mosca. Devi avercela in modo che ti... Infatti si vede l'aiuto che mi dà. È perché la usi male. La uso Shima. E come arrivo lì? Puoi fare un rimbalzo oppure un salto karate. Fantastic. Oppure file this under ouch. Attento ai domino che ti spingono via. Dominano la strada. Sì. Avranno una fine, sì? No. No? I want to bouncing pine trees. These approach. E come vado avanti? Devi saltare. Ok. Dai la Madonna. Dove ci troviamo? What? Did you flunk out of nasty camp? Ecco, questo è un po' più difficile. Uh-huh. È un po' più difficile questo. Ho visto. Adesso devi usare. Sì. I say state, è vero. Fortunatamente. I feel sick. Checkpoint. This is for Mr. Sinatra. Andiamo di qua. Ma posso morire con ogni cosa? Sì. Perché non sale? Ecco, così si sa. Basta avere il tempismo, quando non c'è il fuoco, salti. Adesso vengo. Ok. Put him up, big boy. Ecco, adesso ti servono i cubi per salire di sopra. Eccomi. Ok. Così? Sì. Vabbè, abbastanza easy, dai. Però se cadi. Se cado mi rialzo. Giusto. Aio.
È qua? Ma io di qua devo andare. Sì. E quel pulsante che cos'era? Per attivare la barca. Ma quella credo che ti serva per un'altra missione. Ah, ok. Aha. Ma che siamo, Daffy Duck? In teoria. Sì. Mi sembra giusto. Ma la missione è sempre caccia al coniglio? Sì, sì. Cioè, non è caccia al coniglio. Ma lo devo colpire? No, no. Non è come la prima. Solo un nemico. Non è una missione. This is about your father, isn't it? E che cazzo fai? Salta troppo. Mamma mia. Certo che è un nervoso sto gioco a certi punti. E lei non è calmo. Non è che non sono calmo, sono imbastardito da sto gioco. This is about your father, isn't it? Devo prendere la rincorsa. No. Now that's what I call getting some. Basta. Tutte le camere. Eccolo qua l'albero. Go into the light. Abbiamo sbloccato quello verde. Sì. Now that's what I call getting some tail. Ma servono tutti i rossi per finirlo normale. Come? Servono tutti i rossi per finire il gioco. Sì. Ma qui il castello come devo fare? Allora, devi passare più o meno per l'area in cui sei stato. Però invece di andare dove diventi anatra, quindi Daffy Duck, devi fare la cosa della barca. Di là? Sì. E come lo vado là? Però ci devi arrivare con la barca. E dove sta barca? Quindi per mo vai dritto. Quindi qua ci devo andare. Sì, dove stanno i domino. I feel like I'm in Boy George's pants. Mamma mia. Quindi devo salire qui. Sì, sali. Poi prendi sempre le piattaforme e vai a farla in culo. Ma perché non riesci a stare fermo? Perché sennò poi rallenta. Se sto in movimento, cammina e corre. Ma non sei Sonic. Come torno indietro? Devi attivare gli interruttori. Usi gli interruttori, sali su questi blocchi. Obi-Wan has taught you well. Ah, ma la cosa di Obi-Wan è stato un caso che era nello spazio, perché l'ha detto prima. Fantastic. Sì.
Ora? Ora devi prendere il checkpoint, dovrebbe esserci l'interruttore che è associato alla barca. Se sali lassù. Ah, là. E praticamente ti ricordi che hai usato l'interruttore? Però l'interruttore è a sinistra. A sinistra? Non là. Torna dove eri, ecco. Poi l'interruttore lì, là sotto. Questo qua su. Sì. È a parole sue. No, non ha fatto ecco, adesso si sbloccano i blocchi. Vado andare di là. Sì, qui dove appaiono i blocchi. Con più pazienza. Ok. Sono degli interruttori. Ah, questi qua sono per i blocchi. Vai avanti. Credo che tu debba andare avanti. E qua. No, non c'è niente. Ok, allora devi salire sul blocco. Ah, quindi si sale su. Sì. Hoo-ha. Run, Mary. Quindi si sale. Sì, credo di sì. Non te lo ricordi? Ai. No. Guarda che c'è un pulsante, no? Dovrebbe esserci qualcosa da qualche parte, un interruttore. Forse quello che sbloccavo sopra, che c'è. E poi non sapevo dove. Ma cazzo. È perché si sposta. Dio mio, però. Troppo di lato. Eccolo. Allora c'è un interruttore di lì, che c'è anche il pulsante simbolo della barchetta, entri. Ti dovrebbe portare, ecco lì dove c'è la barchetta. Adesso devi salire sulla barchetta. Ora? Stai fermo sulla barchetta, credo che ti debba portare. O forse mancava qualcosa. E che manca? Allora, non lo so, prova. Se colpisci la barchetta. Ah, ecco. Ok. Dove cavolo mi porta? Adesso vedi, ecco qui, sali, attiva questo qui. Ora ti serve il potenziamento del fuoco, ecco, eccolo lì. Con questo appicci la miccia e ti aggrappi sul razzo. Aggrappati sul razzo. Acme. E sei diventato Ralph il lupo. Abbastanza comprensibile. Insomma. Ce l'abbiamo tutti, no?
Sì, qua abbiamo tutti. Dovrebbe esserci un altro livello in questa zona. O forse devi tornare. Ah, sì, forse devi tornare nella. Ah, Beh, ecco qua un livello. preistorico. Nuova tipologia, sì. Assalto all'isola di lava. Comunque sì, mi sa che non lo finiamo questa sera. No, però. Ci portiamo a buon punto. Sì. Cazzo di afta. Prendi la Prendi mosca. Te la mosca. la sei lasciata dietro la mosca. Vabbè, sti cazzi. Energia, serve. The difference between È this and AKs preoccupante. is no Alrika. Fuori vicini sbattono porte. Ecco, così si prende la mosca. Bravo, se non ti attaccano, lasci stare e vai avanti. Dobbiamo salire in cima. Sì. Ciao Casaltaro, benvenuto. Welcome to Jurassic Park. Ciao. Città Jurassic Park. It's tail time. Città Jurassic Park. Ci è sentito molto frammentato. Try, big boy. Arrampicati al vulcano. Minchia, come raggiungo lì? Non dovrebbe essere troppo difficile. Sempre queste zone. Sì. Sembra Scooby-Doo quando si rimbalza. Ho la sensazione che dovrò arrampicarmi lì. Sì, è possibile. E vaffanculo. Me gets you, Jen. Adesso c'è il fuoco. Minchia, si arrampica veloce. Sì, quando hai il fuoco sei più veloce.
I think I'm Flash. Dall'estate. È tipo immortale. Sì, è un'invulnerabilità temporanea. Pepto. I think I'm happy. Dai. Flash. E sti cosi come... Ah, li posso superare normalmente. Sì. Oddio. Attento che non sei più invulnerabile. Ho visto. Dovresti essere quasi arrivato. Alla mia morte. Passa al centro e ti prendi il telecomando a un posto. Ora dobbiamo andare nel rosso. No, nel blu. Abbiamo dipinto di blu. C'erano altri livelli? Allora, mi pare nella zona quella là di Bush. Ci dovrebbe essere un altro livello. In quale? La zona dove hai affrontato il mostro porco. Qui attorno. Vedi, a destra. Ah, a sì, Circuit Central, quello lì. Sì, Circuit Central. Have some of that. Dobbiamo scalare la torre bionica. Di Pisa. Acqua molto futuristica che fa Terminator. Let's see, www.dork.com. Sì, questo è tipo Tron, ci sono molti riferimenti, forse anche un po' Matrix. E infatti entra del gioco da dove? Boys, Tron didn't work once. It's not working. Non lo voglio sapere. Perché non funziona? Devi avere quella sfera verde. Ah, questa. Sì. Adesso sei potenziato e funzionano i trampolini. Ma scusa, non era qua? Già alla fine. No. Where do you put the batteries? Ah, Madonna. Qui è più verso la fine. Qui è verso la fine, ha detto. Cioè più verso dove c'è un telecomando. Mamma mia. The only thing more confusing is trying to find shoelaces at Woolies. Queste palle energetiche mi ricordano Pandemonium. Me le ricordava pure, ma sai. Adesso che te lo ricordo io, sì. No, seriamente. E questo. Se cadi non ti uccide, però ti riporta indietro. E non so quale cosa sia peggio. Qua è la zona finale. Sì. E dai, che
cazzo mi ha regato danno? Obi-Wan has taught you well. Ci ho visto bene, sono quei nemici, tutti hanno tolto danno. Hanno fatto danno. E quanto è lungo? Let's see. Ma perché cade? Mamma mia. Non sa camminare. Sei tu che vuoi corto. Sì, ma non i comandi sono fatti male. Non è vero. Voglio credere che sia così. Ok. Ecco il telecomando. Non era troppo difficile. No. Vediamo il secondo. It's two. Cross the database bridge. E questo? Devi prendere un percorso diverso. E quale è questo? Sì. Queste piattaforme verdi si attivano quando hai l'energia verde. Ce l'ho, ma attivano, però ci devi arrivare, cioè devi fare il giro. A little time now, a rotten tail later. Di qua, suppongo. Dio mio, però sta telecamera. Ma non c'è nulla qua. No, devi prendere un altro di questi percorsi. E come vado? Senti. Devo andare di qua, forse. Sì. Però dopo devi trovare un altro percorso. That'll do nicely. E vai a farla in culo. Telecamera di merda. Ma lei non guarda prima di camminare. No, la telecamera non gira. Non di qua, ma forse di qua. Giusto. Vediamo, qui dentro mi pare di no. Perché ricordo che si doveva... ricordo che si doveva andare dove stavano i ponti verdi, insomma, da attivare. E come ci vado? Con l'interruttore, cioè con l'energia verde. A vedere che devo andare qua. Prova. Sì. Ok. Adesso segui. Sì. Ok. Ecco qui.
questo è un altro percorso ora. Sì, solo che adesso devi stare attento, sì, che ci sono le piattaforme. Si attivano solo con quella palla o sono invisibili? Praticamente la palla ti fa vedere dove stanno. Oh. Altro percorso. No. Dove mi trovo? Qui devi prendere la piattaforma. Aspetta, qua. Sì, la piattaforma. No. Sì, qua, sì. La piattaforma. Ma perché è piatta? Sì, è piatta. La forma è piatta. Ci sali e adesso con una codata fai partire via la piattaforma. Sei sulla piattaforma? Ecco. Ho capito. E facendo così devi lanciarti dall'altra parte. Ho capito. Però se ti mandi lì, così è sufficiente. Qui dovrebbe essere dove sta il telecomando. Anzi, sono vicini e facili. Sì. Che culetto. No. Qual era quel gioco che non camminava bene? Jack and Dexter? Ma che quel gioco in cui lei non sapeva giocare. Non mi ricordo. Jack and Dexter si controllava pure bene. Ok, adesso sì, il verde. Cosa ci aspetta? Godzilla. Gexzilla contro Mecarez. Quindi abbiamo Scream, Circuit. Sono solo tre? Storia, sì. E poi quello è il boss finale? No, è il penultimo boss. Ma io direi di fermarci qua, che dici? Così facciamo questi tre. Sì, va bene. Perché salvo. Niente. Ok. Niente. Ci siamo. E per oggi è tutto, dai. Ci vediamo domani con God of War Chain of Olympus. Va bene. Ok. Buonanotte a tutti, raga. Grazie per aver seguito la live sia da Twitch sia da TikTok. Eh già, ci vediamo domani. Buonanotte. Buonanotte.
Ciao. Notte, domi.